Buonasera alla Bianchina. Che ha fatto? Si è tolto proprio l'auricolare? No? Perché la vedo con un filo che pende qua. Ah. E come siamo messi? No, cioè, il filo è quello... L'eco c'è o non c'è? Ecco... No, chi? Glielo chiedo subito in anticipo. L'eco c'è... No, no, l'eco c'è di almeno 2 secondi in ritorno di fiamma, ma ormai mi sono rassegnato come al matrimonio. Vabbè, ma al matrimonio ecco, si è rassegnato come... per modo di dire, perché non mi pare che lo frequenti molto. Quindi si è rassegnato, diciamo... Ah, non bisogna... È un segreto! Ma secondo me a Erto se ne accorgono che lei non lo frequenta molto il matrimonio, perché poi, insomma, non siete tantissimi, no? Che dice? Non ti curar di lor, ma guarda e passa. Vabbè. Senta, ma è arrivato anche lì il grande freddo, come nel resto dell'Italia? Ma... Io vorrei sapere, capire chi sono gli estensori di questi titoli, perché io intendo grande freddo, ad esempio, come nell'85, che arrivammo a meno 25 gradi, pur, ma fino a 7-8 gradi non è il grande freddo, è un inverno normale, si formano le cascate, però il grande freddo, come... Dov'è sto grande freddo? Se fosse qua Jack London ci prenderebbe a calci. Vabbè, però, ma perché in che anni siete arrivati? Che anno era quando siete arrivati a meno 25? Mi sembra dell'85. Ah, vabbè. E quasi 40 anni fa. E assieme al mio... Sì, ma allora lo sappiamo tutti ormai. È cambiato qualcosa, per cui in certe zone dove prima nevicava fitto, come qui, nevicava forte o c'era grande freddo, non c'è più. Infatti hanno smantellato quei 2 o 3 impianti di risalita che avevamo qui a Cimolais, Cloud, li hanno smantellati perché non c'è più neve, ma io ricordo metri di neve, e neanche tanti anni fa, è una trentina. E invece adesso, come sappiamo, anzi sull'Appennino sono finalmente contenti che è arrivata la neve, perché fino a poco tempo fa rischiavano che saltasse proprio l'intera... Sì. Stagione invernale. Senta, ma invece parlando di questioni più politiche, lei che idea si è fatto di questo sciopero dei benzinai, in cui però il governo è riuscito in qualche modo nell'ultima convocazione a inserirsi, perché 2 sigle lo hanno confermato per 48 ore e un'altra invece ha detto che andranno avanti per un solo giorno. Alla fine... A chi giova di più? Ma, cioè, a chi danneggia di più? I benzinai o l'esecutivo? A parte i cittadini che naturalmente sono dovuti mettere in fila per, no, ecco, per fare il ecco, pieno, perché poi per 2 giorni saranno tutti chiusi. Qualsiasi sciopero, tranne quello sessuale, come cantava Celentano, danneggerà sempre i cittadini. Però io vorrei capire questo sciopero da che motivi è nato. Forse perché i benzinai devono esporre il prezzo originale della benzina, i carburanti? Il prezzo medio regionale. E allora, perché non lo espongono? Quello è il prezzo e deve corrispondere al prezzo che mi dai la benzina. E se ci giochi sopra, se fai il furbo sui prezzi, è chiaro che fare sciopero i benzinai è una cosa molto potente, perché noi dipendiamo dall'automobile in qualsiasi posto, anche nella montagna più remota. Quindi è facile che ottengano, perché fare lo sciopero della fame, no, come faceva il povero Pannella, non gliene frega nessuno. Ma fare lo sciopero e non ti danno benzina, devi andare a lavorare, devi andare... È uno sciopero che ha molto potere. Ecco, ha molto potere, però loro sostengono che quello che davvero li ha fatti arrabbiare, ecco, diciamo così, non è tanto l'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale, ma quanto che attraverso quell'obbligo è un po' come se l'esecutivo avesse voluto scaricare la responsabilità di questo aumento dovuto alla fine del taglio delle accise che era stato deciso da Draghi su di loro. Lei l'ha avvertita questa
diciamo, vabbè che lì lei quando ci parla con i benzinai ne vede pochi lì a Erto, perché non è che va a fare rifornimenti. No, no, abbiamo un bel posto con un piccolo bar anche qui a 2 chilometri. No, ma non lo so, si sono arrabbiati per l'esecutivo, io non so di preciso queste cose. Ho una Panda di 33 anni fa e la uso forse una volta al mese andare a arrampicare. Però può quindi anche lei essere... Quindi il pieno non l'ha dovuto fare, eh? Mauro, il pieno non l'ha dovuto fare. No, io faccio... Ma, no, però io non posso... No, ma non è che io mi vanti o che debba o voglia fare testo dei miei comportamenti. Certo. Però se dipendesse, se dipendesse da me chiuderebbero i rubinetti. Io uso altri carburanti. Ah, ma non ce li dica, perché già mi pare che il finale dell'altra volta basta e avanza. Senta, ma secondo lei gli italiani gli interessa qualcosa? Vabbè, dello sciopero dei benzinai sì, perché li riguarda direttamente, ma per esempio della nuova polemica, cioè stanno seguendo quella polemica che c'è stata sulla possibile riduzione dell'uso delle intercettazioni telefoniche, poi magari non ci sarà, ma che era stato comunque dichiaratamente espresso dal Ministro della Giustizia dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro? Guardi, io stimo molto il nuovo Ministro, anzi lo seguivo nei suoi pezzi che scriveva per il Gazzettino, sì. Ed erano molto belli, veramente molto belli. Però penso che questo sia un passo falso, sia un inizio che non va bene. Il problema non è limitare le intercettazioni, oppure il problema è coloro che ne fanno uso, e quello è il problema. Bisogna limitare e insegnare la deontologia a coloro che ne fanno uso delle intercettazioni. Ma perché quando... se io sono un criminale, no, l'hanno usate, molte volte l'hanno usate con gente che non c'entrava nulla nel caso intercettato, ma faceva testo, faceva audience, faceva vendita. Certo. Però adesso non sarebbe più possibile, perché dalla riforma che ha fatto Orlando non si possono più pubblicare intercettazioni che non siano penalmente rilevanti. Quindi un po' una restrizione c'è stata in qualche modo, capito? Ma io la vedo anche giusta, per quanto io sono sempre stato di qua della legge, ma la vedo anche giusta, perché se un'intercettazione non ha un peso penale serio anche, non certo. Quello che ruba la gallina perché ha fame, che caso lì, ma se io vengo da lei e dormo con lei e parliamo di cose, che ci pubblicano la nostra intercettazione... Bello questo esempio che ha fatto. Beh, intanto speriamo che non ci intercettino. Questo, diciamo, dobbiamo augurarci soprattutto che non ci intercettino. Lo sai che io sono sempre preoccupata al telefono, dico non si sa mai chi ti ascolta. Lo guardi, sa lei, no? Io non amo i proverbi perché sono molto retorici, sentenziosi, ma... A me possono mettermi 2 miliardi di micro... Male non fare, paura non avere. Non avere. Sì, però anche gli affari suoi uno se li vuole tenere per se stesso, comunque, no? In ogni ma caso. Ma che diciamo. Mi intercettino. Però se pubblicano le mie intercettazioni privatissime, me le devono pagare. Sì, certo. Insomma. Chissà che c'è nelle sue intercettazioni privatissime, eh? Non... Ah no, qui mi fermo, beh, Bianchina. Certo. Allora, ma invece ha sentito le polemiche sul rinnovo del contratto di Beppe Grillo, per cambiare argomento, da parte del Movimento 5 Stelle? 300.000 euro per un altro anno al fondatore del Movimento in veste di consulente della comunicazione politica. Le sembra, insomma, bello. Così, giustificato? Perché molti dicono che questo consulente nei confronti dei 5 Stelle è un ruolo che Grillo non ricopre più da molto tempo. Per fortuna, all'inizio della loro avventura picaresca,
erano quelli che dovevano eliminare i rimborsi, i vitalizi, paghe dimezzate, per fortuna erano quelli, ma ischei gefegola duis, dicono qui. Ecco, e quindi se il regolamento di 5 Stelle permette loro di dargli 300.000 euro, ma mi interessa la professione. Io sono andato un po' in giro a scalare le cascate, farsi alpinismo, e ho sentito che certi atleti, ci vuole il motivatore, professione, 300.000 euro al motivatore. Cioè, al motivatore, cioè, che ti convince se io a scalare? Sì, ma in tutti gli sport, cioè, ma sono quelle nuove professioni, no? Che lasciano il tempo che trovano. Se io devo venire a passare una notte con lei, non è che mi serve il motivatore. Ma che c'è? Il motivatore è Bianchina. Lei fa certi paragoni. Vabbè, ma anche se devo scalare, comunque, che mi devo pagare un motivatore se devo scalare una montagna? Mi sembra assurdo. Sono le nuove professioni furbesche, furbette. Bravo. Cioè inventano nuovi lavori, no? Inventano questi, il consulente, ma che ci serve? Consulente di che? Insomma, però 300.000 euro sono poco. Ma scusi Mauro, le voglio chiedere una cosa, ma queste nuove professioni tipo il motivatore che ti motiva appunto a scalare una montagna oppure a scendere con gli sci, sono... Cioè la gente utilizza questa nuova figura oppure no? La utilizzano soprattutto i professionisti, quelli seri, che magari hanno un giorno la giornata no, perché l'essere umano può avere anche la giornata no. Certo. Quindi c'è lo stimolatore. Lo stimolatore. C'è il preparatore. Io farei, non lo so, ma io ho fatto quello che ho fatto di male, di bene, di disastri. L'ho fatto perché mi piaceva, che era un buon motivo per fare una cosa. Quindi se devo avere il motivatore che però deve... Ma sono professioni, è come quelli che assaggiano il cibo o che assaggiano il vino. Fanno così, lo sputano, fragoline di bosco, idrocarburi, vabbè, quello il vino, tabacco, il cuoio, calzini. Sì, ma il vino piace o non piace, è inutile... Inutile che idrocarburi, lo scusa, fragoline tutta, di bosco. Tutta quella scena, lei dice. Inutile fare tutta quella scena, c'hanno, no? C'hanno un che di pepato, c'hanno un che di carboidrati, c'hanno fragole rosse, come che le fragole siano nere. Io non ci capisco più. Vabbè, adesso la prossima volta non capiterà mai che berremo un bicchiere di vino insieme, sempre... Se non ci mettono quell'etichetta, lei se ci mettono l'etichetta, l'alcol fa male alla salute, sì, che fa? S'astiene? Anche il lavoro fa male alla salute, anche mangiare troppo fa male alla salute. Lei lo sa che c'è più intossicazione diciamo dell'organismo che diventa acido invece che alcalino per alimentazione, per sovrabbondanza di alimentazione. Certo. Ma lì non puoi scrivere sulla pasta asciutta nuoce, grava in me, nuoce se ne mangi 15 chili. Certo. Ma questi, io li chiamo i nuovi mostri, questi imbecilli, hanno rabbia con l'Italia e ci vogliono castrare. A me, se vogliono scrivere anche dinamite e acido muriatico, me lo bevo lo stesso. Non c'è problema. Però non è bello andare... Non è bello, insomma. No, però dice che gli irlandesi lo fanno, dice che gli irlandesi lo vogliono fare perché da loro, a differenza che da noi, più che il vino si consumano super alcolici e per dissetarsi si beve birra. E siccome questi shortini li bevono soprattutto i giovani, allora vogliono così mettere un'avvertenza chiara che dice bevendo questo genere di alcol vi fa venire poi dopo allora, problemi importanti. Mettano pure l'etichetta. Io non so se sarò vivo fra 2 o 3 anni, ma credono questi imbecillotti e rispondo io di quello che dico. Che frenino il bere dei giovani. Ma sono cose per danneggiare
e creare di ogni erba un fascio di paralitici muti, certo. Muti e zoppicanti nella vita. Il vino, guardi che Neruda diceva, l'ho detto l'altra volta, amo sulla tavola quando si conversa la luce di una bottiglia di intelligente vino. Poi stappiamo sta bottiglia io e lei e vediamo, attento che crepi. A me non me ne frega proprio niente. No, ma c'è scritto, crepi. Fa male alla salute, no? Attento che crepi. C'è anche la figurina, ma è un po' come le sigarette, mamma mia, si ricorda le sigarette? Sì, ma quanti hanno smesso di fumare per quella scritta lì? Io ho smesso anche per quella scritta. Ma allora, ma io ho smesso senza la scritta. Io invece, la scritta mi ha aiutato. Ma vabbè, comunque non si può paragonare il vino alle sigarette. Allora, le sigarette fanno sempre male, invece il vino, se bevuto moderatamente, la maggior parte dei medici dicono che non fa male. Ma se lei... Se lei, da donna intelligente, qual la considero, ha avuto bisogno della scritta di altri per capire che il funo fa male, io ho delle riserve adesso. No, io ero già motivata a smettere. Però trovare l'iscritto sulla sigaretta, il fumo provoca il cancro al polmone, mi ha aiutato, diciamo, a rendere ancora più decisa la mia motivazione. Ecco. Capito? E il vino fa male, ma lo sappiamo tutti, ma cosa ci credono, imbecilli? No, ma il vino poi fa male se... è lo stesso discorso delle cinghie di sicurezza. Se non le metti comincia a fare pio, 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 pio. So che devo mettere la cinghia, tiratemi via quel pio. Poi sta a me se la metto o no. Certo. Ma... Allora, andiamo a vedere invece altre questioni. Intanto, ha sentito la neo premier zelandese che... la premier neozelandese che si è dimessa, una donna giovane, credo che abbia 40 anni, però ha detto 40 o 45, insomma, ha detto perdonatemi, eccola qui, dopo 6 anni di governo sono stanca, ho dato tutta me stessa e ora mi devo fermare. È una sconfitta o un atto di coraggio? No, che sconfitta. No, io spero che un tre quarti dei nostri governanti la imitino, ma non credo. Abbiamo lì le cariatidi di 40 anni fa che ancora la sono lì, ben remunerati e stipendiati. No, questa donna ha capito. Guarda che Pessoa, poeta portoghese, diceva siediti. Siediti finalmente, abdica, sii re di te stesso. Cioè, consumare una vita. Questa qui ha capito che aveva una vita e aveva una sola edizione del suo romanzo della vita. Certo. E sprecarlo tutto a fare ciò che non piace. E quindi ha detto, adesso mi godo un po' di vita mia. È un gesto intelligente, prima di tutto, eroico e anche nobile, anche poetico. Certo. Ma imitatela, politici italiani, imitatela governanti un po', italiani. Almeno qui se ne vedono governanti, pochi che se ne vanno spontaneamente. Governanti del Giurassico, dai, sedetevi, abdicate, non credo che vi manchi la palanca. Riguadagnate un po' di vita. Oh, invece, non so se si è occupato o ha letto, di quante copie ha venduto il libro del Principe Harry, appena uscito. 400.000 copie solo nel primo giorno. E le vendite continuano in tutto il mondo a gonfie vele. Ma che cos'è che attira tanto della famiglia reale inglese? Lei se ne va a comprare quel libro? Insomma, aspetti Corona, se lo compra lei. Ma neanche ma neanche morto. Lei sa come la penso sui sangui blu. Uno che è andato a elemosina e questi qui hanno tutto. Allora, intanto c'è questa voglia, la chiamano la pruderie, la voglia di sapere nel buco della serratura cosa faceva. Adesso questo principe ha deciso di vuotare il sacco. Ovviamente c'è stata una campagna di promozione mondiale, planetaria. 400.000 copie, ma ha venduto... Solo l'idea di lanciarlo aveva già venduto 20 milioni di copie. Questi qui hanno fortuna, se loro vanno a fare la pipì nella iola di Windsor, lì nasce oro. C'è la fortuna.
Guardi che Guido Morselli si è sparato che non gli più pubblicavano un libro ed è diventato famoso dopo morto. Il Gattopardo, 30 anni nel cassetto. È vero. Questi scrivono qualsiasi roba, milioni di copie. Perché si cerca il sotto le lenzuola, non la cultura. Certo. Adesso si scopre che Dante era di destra, c'è da rimpiangere Franceschini, aiutatemi. Non è che si scopre, c'è da rimpiangere Franceschini. Lo dice il ministro San Giuliano, è un'affermazione, sì, infatti, ha detto che è stato proprio come dire il primo esponente del pensiero della destra nel nostro paese. Sì, ma un mini... Uno un nato nel 2000, nel 1267, se non mi sbaglio, insomma. Un ministro, a parte che mi sembra alquanto impacciato culturalmente, ma un ministro deve badare a ciò che dice, non è il bar sport dell'osteria, ecco, e quindi tira fuori queste baggianate, oltre che incorrere nel ridicolo. Ecco, allora cosa... Dante era di destra e Petrarca era un rivoluzionario, era lì con Che Guevara. C'è da rimpiangere Franceschini. Ecco, vabbè, sarà contento Franceschini, visto che lei non aveva tanto mai detto bene di lui, che adesso invece lo rimpiange, no? E invece... Ma di fronte a questo, pare che ho rimpianto anche Berlusconi rispetto a Renzi, eh. La vita è fatta di rimpianti, nel mio caso di rimorsi anche. Va bene. Vabbè, quelli sono privati però i rimorsi, no? Sono privati quelli. Come sono? Fanno male. Vabbè. Poi un giorno ce ne racconta qualcuno, eh? E invece, a proposito di rinunce, ha fatto scalpore quello che ha detto lo chef di quello che viene considerato il ristorante più importante del mondo, che è il Noma di Copenaghen, che ha detto che l'anno prossimo dovrà chiudere perché i costi e i sacrifici che servono per mandare avanti la ristorazione a questi ritmi frenetici sono insostenibili. O cambiamo o sarà la fine del mondo dei ristoranti. Ha ragione o esagera? Lei che dice? Calcoli che ho letto un dato che non so, veramente di tantissime persone che ci vanno quotidianamente. Ecco, deve mantenere 100 dipendenti, quindi insomma è molto ben frequentato questo ristorante, perché per avere 100 dipendenti... Conosco posti anche qui che hanno 100, 120 dipendenti, cioè non mi faccia dire proverbi da censura, ma il cibo è uno dei piaceri più allettanti che l'umanità abbia. E quindi questi qui, ognuno vada a mangiare dove vuoi. Io metto il pieno di benzina, visto che parliamo di benzina, solo quando sono quasi vuoto. Allora apprezzo tutto, perché se lei sta 3 giorni senza mangiare, Crozza mi prende in giro. Quando trova un panino, una fetta di salame e un bicchiere di vino, gli sembra un pasto come in quel ristorante lì. Il più buono del mondo. È necessario aver bisogno per apprezzare. E anche troppo amore, la lampada si spegne, ha scritto Michel Stetter, filosofo goriziano. Ci vuole la misura, no? Il calibro. E invece c'è un altro pasticcere, non un ristorante, che è andato un po' su tutti i giornali, la storia di Orazio, perché a 83 anni a Milano ha detto che ha dovuto chiudere la sua storica e rinomata pasticceria perché dopo 50 anni di attività non ha trovato nessuno che, testuale sono le sue parole, fosse disposto a sacrificarsi come ha fatto lui per una vita lavorando. È vero che non c'è questa disponibilità, secondo lei? No, non, cioè viviamo accanto a una generazione di giovani che hanno capito che la vita è breve e anche difficoltosa, quindi saltano qua e là, vogliono fare, non hanno più voglia del posto fisso e pensare devo stare qui fino a quando avrò 65 anni. Cioè, forse anche quest'uomo di Milano non ha creato allievi appassionati, cercati, forse non hanno più... Io faccio lo scultore, che è quella
Ho cercato ragazzini per insegnare, perché quando sono morto, quindi fra pochi mesi, sì, vorrei depositare nelle loro mani... Ogni volta annuncia la sua morte imminente, ma per fortuna non si verifica, diciamo. No, ma no, non è che i giovani siano fannulloni. Hanno capito che sono precari della vita, seppur giovani. Questo. E quindi cercano di pescare qua e là un lavoretto per racimolare qualcosa, poi un altro. Ma non li accuso i giovani, sono molto in gamba. No, e poi soprattutto non hanno più quella smania che invece avevamo noi, ma questo non è detto che sia negativo, di dedicare la propria esistenza completamente a realizzare se stessi nel lavoro. Perché loro pensano giustamente che al lavoro ci sono altre cose, gli amici, la famiglia, il cinema, sì, i viaggi, insomma tutte quelle cose che, come dire, sono il bello della vita. Guardi, come si fa a dire a un giovane di 20 anni, che, o 23, quando cioè lo impiegano in un comune, all'anagrafe, e gli dicono: caro amico, qui devi stare ai 20 anni, devi stare finché ne hai 65, ma scappo di colpo. Ci hanno provato anche con me, con l'Enel. Mi ha detto un tizio: devi guardare quegli manometri fino che sarai vecchio, guardateli tu. Gli ho detto: sono andato via, ho lavorato 5 minuti all'Enel. Vabbè, insomma, quindi non è vero che si tende un po' a criticarli, perché poi tutte le generazioni non sono come eravamo noi, perché dovrebbero essere come eravamo noi. No, cioè, chiaramente sono un'altra generazione, un altro mondo. Ma è chiaro, ma come pretendiamo che i giovani del terzo millennio abbiano le idee, le prospettive, i sogni e i programmi di quelli che avevamo noi? Una volta un posto fisso era il cielo, certo, il cielo sereno. Adesso un posto fitto fa il terrore. Senta, prima di chiudere le voglio far vedere una foto, vediamo se la riconosce bene. Beh, me la fate due vedere cose, questa devo foto. Dire. Questo chi è? Chi è questo? Questo bambino chi è? Sono io, sì. Ci ha pensato un po' però, non era convinto, dice chi è, chi mi hanno messo qua? Quanti anni aveva in questa foto? Lì sarò stato in terza elementare, quindi ho 9 anni, prima 9 o 10 anni, facevo finta di essere buono, ecco, vabbè. Ma se lei guarda l'occhio è già segnato. Vediamo un po' quest'occhio già segnato. Beh, oddio, da qui vedo male, però poi dopo l'osserverò con calma. La faccia da dispettoso, da monello, da discolo. Va bene, che mi deve dire? Che mi deve dire? Ascolti, vediamo. Che devo... E lei sempre in chiusura ha questi suoi... No, guardi che io non è che lo faccio. È gente... Allora, c'è una bambina qui di Erto che si chiama Ginevra Filippin, 5 anni, non perde una puntata. E la mandano a dormire quando non ci sono più io e lei, ma arrivano i tecnici. Dopo Carosello, altra cosa dopo volevo Carosello, ricordare. La bambina dopo che non ci siamo più io e lei. No, come mezza Italia, no, cambiano canale. Senta, saluti anche lei, Ginevra Filippin. Come direbbe mia figlia, se la deve sempre tirare. Lei se non se la tira... Non è contenta, andiamo avanti, dai. Lei è proprio presuntuoso. Che permalosa. No, lei se la tira un saluto sempre. A Ginevra, gli faccia un saluto. Faccia un saluto a Ginevra, Fattolino. Ecco. Mi raccomando, ti aspettiamo sempre. Mancato... Allora aspetti, approfitto e faccio il saluto alla mia adoratissima, che me la sono scordata nelle ultime puntate, signora Grieco. Andiamo avanti. Grieco, anch'io la saluto, signora. È mancato l'altro ieri un grande amico e scrittore, Pino Roveredo, un esempio di tragedia all'inizio, il carcere, l'alcolismo e poi il riscatto, i libri che ha scritto. Nel 2005 vinse il premio Campiello. E caro Pino, eravamo amici e ha cercato molto di aiutarmi quando mi vedeva bere. Caro Pino, non sentiremo più i tuoi passi, ma sentiremo la tua voce nei libri.
Poi un altro caro amico, aveva un amico a Belluno, Cesare Bristot, che era la mia via Monte Napoleone, i miei Vuitton, Versace, Fendi, la Gabbana, perché aveva la ferramenta e per 40 anni mi ha fornito. Oggi a 85 anni ci ha lasciato. Bene. Tornerò ancora lì a prendere sgoi, caro Cesare, a prendere sgoi. Poi volevo citarle l'ultima frase, visto che parliamo del PD della sinistra. Io conoscevo Abraham Jesowar, non so come si pronuncia, grande scrittore che veniva al premio Campiello, e gli chiesero come mai sta sinistra, il PD, è sfasciato. E lui rispose così: la sinistra è in crisi dappertutto perché ha perso il popolo, è percepita come un'elite globale di artisti, scrittori, professori, intellettuali che si conoscono tra loro, si fidanzano tra loro, si invitano l'un l'altro a convegni, raduni dove esprimono giudizi sprezzanti sul resto dell'umanità. Questa è diventata la sinistra. Va bene, speriamo che cambi però. Allora, grazie a Mauro Corona per essere stato con noi stasera. Ci rivediamo martedì prossimo, sempre su questa rete, sempre con Carta Bianca.